La scorsa volta al Burger King, al Fernet Vario, pochi spicci, Mortal Kombat, abbiamo organizzato questo meraviglioso premio che è il premio capitano edizione Sansovin. L'ha vinto Catalano. Questo premio capitano edizione Sansovini è stato vinto, è stato definito edizione Sansovini perché è stato vinto a Pescara. Incredibile che la seconda edizione del premio capitano sia di nuovo a Pescara, quindi il premio Sansovini, il premio capitano edizione Sansovini verrà rimesso in palio questa sera per obbligo contrattuale. Quindi Catalano è obbligato a sfidare. No, non voglio che fa. È obbligato a sfidare per il premio capitano, per una cifra simbolica che io e Rin continuiamo a mettere a fine serata. Lo devi difendere, cazzo. Cioè, se ti è durato una settimana e basta. Proprio contro Raimi. Proprio contro Raimi, hai la possibilità di rifarti. Català! Difendi sto premio, Català! Ah, ci sono! Dalla parte Català, dall'altro Raimi! Parte lo sfidante, prendetevi sta quartina, tanto lo cambia il vizio, perché Català ha messo due quartine la prima. Allora, calore è là, calore, bro, non puoi dormire. Ma che cambia il beat, eh? Roberto. Quindi sei pronto, Raimi? Mi raccomando, vatti a prendere questo premio. Català, difendi! Catalano! Vai, Raimi! Dai. Ah, sai che sono il più gangsta? Oggi qui non c'è un rasta. Porca puttana, devo lottare per sti 20 euro perché la paghetta di mia madre non mi basta. Te lo dico un po' di decoro. A te non ti basta la paghetta, io spalo la merda, nobiltà per il lavoro. E con tanta sincerità, tira su le mani sporche, profumano di dignità. Bella! Spali la merda e dopo ti mangi pure quella. Ho il flusso grande, tu spali la merda, sei il facchino dei Peaky Blinders. Non so chi sono i Peaky Blinders e ti mangio come frittella. Se metto un panino ci metto la merda, tu te lo mangi lo stesso, lo scambieresti per Nutella. Sì, è vero, non me ne vergogno e lo dico. E comunque sono un rapper da ultimo grido. Oh, è inutile che mi guardi il cuscinetto, con te un tutore, mica una borsa frigo. Te lo dico e ti faccio un arche io. L'unico tutore ti servirebbe perché ti vuole il TSO. E te lo farei con l'argomento, più l'accompagnamento. Sì, prendi bla bla car. Ma comunque sai che stronzo, non sai fare il rap. Con sta mimetica che ti sei messo, porca puttana, sembra il sasso in cui si è nascosto Mister Satan. Quello è Blabacar, mi ti mangio come Dado Star. Le tue rime non sono più efficaci perché hai bevuto, ti sei bevuto tutti i liquori del Roxy Bar. Sì, è vero, infatti sopra i quarti, sai che stronzo, tu non spacchi. Siamo davanti al Paladin Martin, torna a casa, down party. Io Martin non lo conosco, con tutti i rispetto, e ti faccio come fessi. Ma quale casa fai in Marti? Torna a casa tu, Lionel Messi. Messi, cretino. Sta zitto, comunque fammi un pompino. Questo qua è così grasso che se sale le scale la notte sveglia tutto il condominio. Senti, Raimi, non te lo voglio ciucciare. E te lo dico il mio sistema. Dai. Se vuoi sfogare le tue cose sessuali, mettile in culo ad emblema. Volentieri, perché compare emblema è il più gaggio. Ti conoscono pure i colleghi di mio padre, hanno detto che a Vasto sei lo scemo del villaggio. Allora, mo ti dico una cosa e te lo dico per mestiere. Se mi conoscono i colleghi di tuo padre, mi devo preoccupare. Vogliamo ricordare che lavoro fa tuo padre? Non... E comunque è fiero del suo mestiere. Tu hai detto che conosci Iannone, gli ho detto conosci Catalano, lui no, non mi fare un bocchino. Ti dico, porta rispetto, Iannone è stato il mio vicino. E te lo dico con crudeltà, andiamo, ha imparato che i sogni brum brum diventano realtà. E siete andati anche in tante parti, avete viaggiato sopra i quarti. Nel senso che Iannone, per portarti in giro, doveva fare 4 viaggi. Ma quale 4 viaggi? Io sono ciccione, c'ho il flow faraone, te lo dico l'emozione. L'unica cosa che invito tuo padre, che portava gratis Massimo Boldi, il cinepanettone. Sì, roba mitica. Chi mi critica?
Compare, non toglierti l'occhiale che te lo rimetti come le sberle con Critical. No, 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 ma quale Critical? La tua rivalità ce l'hai tu con Critical. E te lo dico, non rompere i coglioni, ho fatto una finale, ma li tinghi 300 visualizzazioni. È vero, Cristiano, e comunque sai che sei il mio hermano. L'unica cosa che io e sto stronzo abbiamo in comune è che ci hanno insultato su Critical TA. Ok, mi ti mangio come Lupul. Almeno io posso raccontare le cose, faccio pace, dopo muoio come Brooke. Alla fine te lo dico, Facebook, mangio come Lupul, Kata Beautiful. Sì. Mi rattristo, sono manato di agonismo. Un pollo che mangia un altro polmo, la rinascita del cannibalismo. E beh, che io sono cannibale, ma ti accoltello, chiamami Annibale. Oh. E te lo dico, il mio cuore ci pensa. Oggi vengo a Montesilvano, violenza! Oh. Coglione, sai che sei solo un ciccione, l'unico uomo senza superpoteri, ma se gli spari non muore. Catalano è per men, sulle mani perché c'ho il potere. Non è importante crederci col cuore per men. Io sono orgoglioso, Ciccio Man! Comunque sai che stronzo sei un corrotto. Per favore rialzati la maglia, che nel buco del culo ci lancio il biscotto. Ecco Catalano, mi ti magna come maionese. Mi parli di corrotto. Tuo padre ha preso 300 euro, non ha sequestrato il Colmar? Nagadev, al senegalese. Sicuro? Sai che brutto stronzo, io guardo il futuro. Sei l'unico scemo che ha preso alla lettera la dieta di Angelo Duro. Angelo Duro! E se ho per M, non sono cazzi che la dieta, manco quella di Rem. E te lo dico, il mio cuore è russo, signori, di che una puttana come Barbara D'Urso. Sì, sicuramente non alludi. Sei pelato come Rudy, non parlar della dieta di Rem. Tu ti mangi l'Emmental, ma ti ho lasciato solo i buchi. Ma quale alludi? E non faccio i proverbi. Oggi perdi come Critical, sono Rudy Zerbi. E non faccio felici, Catalano c'ha gli amici. La classe. Sinceramente non so che cazzo devo dire. Brutto scemo, mettete il replay, gli avevo già vinti sti 20 euro. No, ma la sai qual è la differenza da Dossar? Non mettiamo il replay, mettiamo la VAR. E te lo dico solo un euro. Ma io lotto per voi, lui per le 20 euro. Aspetta, brutto stronzo, te lo prendi in sedere. Per tua madre la mia varra è come la VAR, perché la vuole rivedere. Comba, te lo dico e mangio un po' di tonno. Mia mamma non ti può rivedere, è morta, c'ha gli occhi dal sonno. C'ha quindi dal sonno non ti umilio e sta zitto, brutto cretino. Capitano Sansovini, oggi sono io il sindaco e ridispongo l'esilio. Ok, sono una puttana, why you? Se comanderai il sindaco ritorna a guadagnare la Democrazia Cristiana. E te lo dico, se lo vuole legalizzare, Catalano è sindaco, mi fa emozionare. Sì, non mento, sai che brutto stronzo, sei un escremento. Salvini stava per diventare presidente, Cata direttore artistico di uno stabilimento. È la verità, il mio cuore è dritto, io direttore artistico, tu un panino e stai zitto. E te lo dico con il cuore in mano, io non ho dovuto mai leccare il culo a fissare rapper. No, manco l'ho leccato, cretino, non sei un mio amico. Un panino ti stai zitto, mi sono stato zitto, il panino faceva pure schifo. Ma quale panino schifo, ti rompo in situazione. Tu c'hai le rime preparate, carta a cabone. La vuoi l'originalità? Cata la trottola, felicità. Ma sta zitto, Cristiano, te lo ripeto anche ancora, se ti fai incazzare. Tu sei il mio hermano. Ancora. Quando finisci gli arrosticini sulla fornacella, vedi il carbone e dici, ce lo maniamo, mica lo buttiamo. Senti, te lo dico, mi fai scopare. Mi hai rotto il cazzo, hermano, quello è un brutto intercalare. E te lo dico, te lo dico e ti affondo. Non so chi è più palloso, tu o mondo. Mi fa venire il vomito. Frate, cambia fonico. Che cazzo hai fatto scordare? Aiù, sei inceppato e sei handicappato. E te lo dico, non è su splizzo. Quando uno si impiccia deve perdere un po' di giudizio. Sì, un po' di giudizio, te la ripeto. Mi fa venire il vomito. Ti sei messo il cambello all'indietro. Ecco che ha fatto a Sketchum coi soldi dei Pokémon. Con la tua voce fonica brutta non è fantasia.
Io ti sono fatto venire un vomito, tu mi sei fatto venire una malattia, la bulimia. E magari così dimagrisci. Ancora che mi dici che sto ciccio. Non posso più dire. No, dillo, dillo. Vabbè, ok. Con me ridono per ciò che dico, con te ridono per ciò che sei. Ragazzi, vi posso dire una cosa? E faccio del blaming. Se sono ciccione non mi prendete in giro. Allo 2021 non si può fare il body shaming. Sì, ma cosa ti inventi? Con questi dementi! Ti sei vestito abbinato, la mimetica e le scarpe abbinate ai tuoi denti. Allora, abbassate i miei denti e il giallo, te lo dico come un maresciallo. Io ho cambiato, ti ho attaccato più tardi il flusso in situazione. Tu tutta la batto, mi hai detto brutta testa rasa, sei un ciccione. Completezza. Hai vinto? In questa battle mi hai proprio convinto. L'ultima chiude cavallo. Ok, con il DJ. Per il pubblico bastava mettere il video in replay. Io ti posso dire una cosa e faccio plin plin. Io le 20 euro non le prendo, le ritaggo a Dottor Jack e Rin. Però oggi tirate sulle mani in fretta. Oggi ho dimostrato che ti ho saputo tenere, ti ho rotto il culo, ho avuto la mia vendetta. No, aspetta, aspetta che non... No, dai, cavallo. l'ultima. Allora, l'ultima a te, Català. Aspetta che non mi arrimi. Sei un ciccione, te lo dice Raimi. Quando sei andato dall'oculista ti ha detto le diottrie sono ingrassate di 4 kg. Porto il flusso in situazioni. Io sono ingrassato, tu non puoi acquistare i neuroni. Un freestyler completo e di cultura. Ma non ti vergogni, mi hai detto 10 minuti che sono ciccione e tu rappresenti l'Abruzzo, sta cosa mi fa paura. Ci abbiamo riflettuto tanto, è stata pesante. Comunque Catalunya ha dato il suo giudizio, se ti ricordo. C'è stata una completezza da parte di uno e una forza nelle punchline da parte dell'altro. Ho sentito giudizi al pubblico, il pubblico è nettamente spezzato a metà. Io e Rin ci abbiamo pensato tanto. Dov'è il premio? Chi c'è il premio? Ti ringrazio, tienilo. Allora, signori, Zenix purtroppo c'ha la cassa. Zenix, non è che potresti mettere We Are The Champion, noi la mettiamo sempre. Per concludere, noi... Questo è, spieghiamo, il premio capitano è il premio che si dà di solito. In Italia ci sono, a ogni battle street, danno anche dei premi. Che ne so, quello che ha incarnato lo spirito della battle, quello che... E noi li facciamo scontrare. Oggi... Sei teso, bro? Oggi perché sai che hai sofferto, L'altra volta c'era il premio Fernet contro il premio Pasticcione. Catalano, ricordiamo, è da 3 anni detentore del premio Pasticcione. Del Max Krauso, non con... Del Max Krauso, non uno. Anche se il Max Krauso si è concluso 3 anni fa. Non c'è la possibilità di prendere un altro premio. Quando vai Zenix, però Catalano sta in tensione. Raimi, come stai? Bene. Poi si alza, puoi avvicinare la cassa, bro, per favore. Alziamo. Catalano ci ha messo tutto, la sfida però è equilibrata. Posso dire che è la prima volta che vedo una sfida così equilibrata tra voi due. Di solito Raimi aveva vita facile. Invece oggi è stato diverso. Oggi sei stato Catalano che ha attaccato su più fronti. Alziamo, porco due. Vince il premio capitano. Sempre edizione Sansovini. E quindi passa il testimone. Puoi riprendertelo e devi riprendere. Passa il testimone, ho perso. Ah no, ce l'hai tu. Il premio per Raimi, che ha messo anche 2 euro, quindi sono 18 euro. Quarto. Català. È vero. Se lo puoi riprendere, se lo puoi riprendere. La tela è spaccata. La mano.